sono sempre stato attratto dall'idea di tornare indietro nel tempo, anche se avrei preferito un approccio un po' meno violento. Ritirata! Però, se mi trovo nel mezzo di una battaglia campale con un piatto in mano, c'è un motivo. Mi chiamo John Dickey. Faccio lo storico. In questo episodio incontrerò alcuni degli uomini più potenti della storia d'Italia. Ma non vi parlerò dei loro successi o delle loro malefatte. Io voglio scoprire come hanno usato il cibo per costruire il loro potere. Però non è finita così, eh? Sto per sperimentare le delizie e gli orrori che gli italiani sono stati costretti a digerire. Viva l'imperatore! Vi spiegherò cosa succedeva agli imperatori troppo affamati. Ho paura. Cucinerò per Napoleone. Un premier consul. E vi svelerò la malattia che Mussolini ha tenuto segreta. Gli italiani non devono saperne nulla. In Italia, cibo e storia sono inseparabili. Seguitemi. Vi svelerò i segreti della cucina più amata al mondo. Gli storici ci hanno raccontato tutto quello che è successo nei palazzi del potere. Accordi segreti, incontri galanti, tradimenti e persino qualche delitto. C'è una cosa però di cui non parlano mai: il cibo. Eppure, nella storia d'Italia, la tavola è sempre stata al centro del racconto del potere. Davanti a un banchetto sono state siglate alleanze, riveriti imperatori. Alcune ricette sono diventate strumenti di propaganda e i cambiamenti nelle stanze dei bottoni hanno sempre avuto un impatto sul mangiare degli italiani. Il mio viaggio parte da Ferrara, una delle capitali più movimentate del Rinascimento. All'epoca da corte passano i migliori artisti, perché la dinastia degli Este ama esibire ricchezza e buon gusto. E questa è la loro umile dimora. Nel 1529 la famiglia d'Este organizza un banchetto nuziale proprio in questo castello. L'erede al trono, Ercole, ha preso in moglie Renata, figlia del re di Francia. È un gran giorno per la dinastia, che per l'occasione organizza uno dei pranzi più sfarzosi del Rinascimento. Il banchetto è offerto dal padre dello sposo, Alfonso d'Este, il principe di Ferrara. È lui il vero artefice del matrimonio. Ma non prendetelo per un romantico. Per Alfonso conta solo il potere. In questa cella il duca Alfonso ha murato due suoi fratelli dopo averli sorpresi a tramare contro di lui. Al momento delle nozze tra Ercole e Renata sono già rinchiusi qui dentro da 24 anni. È impressionante. E mentre loro patiscono la fame,
Nelle cucine, che stanno pochissimi metri da qui, si prepara un favoloso banchetto. Per Alfonso, il banchetto nuziale è l'occasione per fare colpo sui nuovi parenti francesi. Tutto deve essere eccessivo. Pensate che per abbellire la tavola commissiona 50 statue. Sono alte un metro e fatte interamente di zucchero. Non so voi, ma io una statua di zucchero non l'ho mai vista. Per questo ho chiesto di scolpire per me i due sposi a un maestro pasticcere, Angelo Gala. Ciao Angelo, ciao. Come ciao, va? Ciao. Bene, bene. Vieni che lo zucchero è già pronto, dobbiamo iniziare a lavorarlo, altrimenti si raffredda troppo. E sai che questo è come il vetro, perché si può soffiare, si può tirare. Ad Alfonso le statue devono essere costate una fortuna. Lo zucchero all'epoca è carissimo. Per capirci, sarebbe come fare delle statue ricoperte di caviale. Ti presento gli sposi. Ah, ecco. Auguri. Facciamo prima il nasino della sposa. Beh, nasone direi piuttosto. Però nonostante questo, era una delle spose più ambite dell'epoca. Pensa che era dall'età di 2 anni che aveva ricevuto proposte di matrimonio. Ercole aveva persino vinto la concorrenza di Enrico VIII d'Inghilterra. Ma sarà stato vero amore, secondo te? Altro che colpo di fulmine! Il duca di Ferrara vuole salvare la dinastia. A quel tempo, gli staterelli italiani stuzzicano il desiderio di conquista di due grandi potenze, la Francia e la Spagna. I francesi hanno preso Napoli, gli spagnoli Milano, i mercenari del re di Spagna hanno saccheggiato Roma. Gli Este si sentono in pericolo. Con le nozze pensano di aver trovato un protettore, la Francia. Eccoli, viva gli sposi, Ercole e Renata, una scena dolcissima. Il genio che ha ideato le statue di zucchero si chiama Cristoforo da Messisbugo. È lui il regista del banchetto, ma è molto di più di un semplice wedding planner. I compiti di Messisbugo a corte sono numerosi. È un impresario, un manager, un ministro, ma è soprattutto un cuoco. E la sua cucina ha un tratto inconfondibile. L'eccesso. Per darvi un'idea di quanto sia stato eccessivo il banchetto, immaginatemi come uno dei 104 invitati al matrimonio tra Ercole e Renata. Questa sarebbe stata la mia cena. 18 porzioni di 11 tipi di pesci differenti. 3 volatili interi, delle dimensioni di un fagiano o un capone, e altri 5 più piccolini, come quaglie o piccioni, 4 salsicce e 3 arrosti di carne, una quindicina tra frittelle e tortini, e ancora zuppe, insalate, prosciutti e dolci a volontà. Per ricreare un piatto dal libro di ricette di Messisbugo, mi farò aiutare da un grande cuoco. Ciao. Pierluigi Di Diego. Bene. Siamo pronti per l'esperimento? Prontissimi. E che piatto hai scelto? Io ho scelto di fare il bianco mangiare. Il piatto forte della cucina rinascimentale. Il rinascimento, la minestra numero uno, la top. Quindi io proverei subito a farlo. Sì. Mettiamo le mandorle, lo zucchero, lo zenzero, il pollo. Poi andiamo a frullare il tutto. La ricetta direbbe 1 libra di mandorle, 1 libra di zucchero. Tale peso mandorle, tale peso zucchero.
Nell'introduzione del libro dice una cosa carina, dice: io sono il cuoco del duca. Quindi ci metto tantissimo zucchero. Se cucinate per persone, diciamo, meno nobili, potete anche dimezzare la quantità di zucchero. Un po' di pane mollato nel brodo, pane raffermo, sai? Anche questo bianco. Bianco mangiare, appunto. Bianco mangiare, cioè la ricetta. No, infatti nelle cucine rinascimentali c'era una zona, un reparto a parte, specificamente per il bianco mangiare, così per evitare il rischio di contaminazioni, doveva essere di una purezza. Tutto asettico. Voilà, eccolo qua. Al bianco mangiare, nella cucina di Messisbugo, devono aver lavorato giorno e notte. Ok. Senza un frullatore, ai cuochi toccava pestare gli ingredienti a mano per 104 invitati. Prego. Però è strano, è molto diverso rispetto a, diciamo, ai piatti nostri, dei nostri giorni, però non è male. Ma non è finita così, eh. Cristoforo, da Messisbugo, ci aggiungeva il tocco finale. Cioè? Il tocco finale non era altro che dello zucchero sopra. Ancora zucchero. Buono. Nonostante la colossale scorpacciata, posso? Tutti i soldi spesi, il lavoro di Messisbugo, il banchetto nuziale è un fallimento. Ma non per colpa del cibo. Ferrara ha scommesso sul cavallo sbagliato. Sono gli spagnoli e non i francesi a prendere l'Italia. Non mangi, Ercole? Ti è passato l'appetito. I nuovi dominatori, gli spagnoli, sanno perfettamente come usare il cibo per conquistare le masse e ne danno subito una dimostrazione. Un anno dopo il banchetto di Ferrara, i d'Este e insieme a loro principi di tutta Italia vengono qui a Bologna per omaggiare uno degli uomini più potenti della storia, Carlo V. 500 anni fa, Carlo V percorre questa stessa strada per raggiungere la chiesa dove viene incoronato imperatore. All'epoca è l'uomo più potente al mondo. Dal padre ha ereditato il regno di Spagna con le sue nuove colonie americane, mentre il nonno materno gli ha lasciato l'impero austriaco. E ora Carlo comanda anche sull'Italia. Carlo V arriva qui in Piazza Maggiore con un po' più di classe. Alla testa di una schiera di cavalieri. Gli viene incontro un altro corteo guidato dal Papa. Migliaia di bolognesi assistono all'evento. Fino a poco fa, Carlo e il Papa sono stati acerrimi nemici. Solo 3 anni prima, le truppe di Carlo V hanno messo l'Italia a ferro e fuoco e saccheggiato Roma. La città eterna è stata totalmente devastata. E per la prima volta dopo 500 anni, l'incoronazione di un imperatore non avviene a San Pietro, ma nella cattedrale bolognese di San Petronio. E Carlo sfrutta l'occasione per farsi perdonare. Quando arriva a Bologna, Carlo si sente ancora in colpa per il sacco di Roma. Per rimediare, non soltanto si inchina a baciare i piedi del Papa, ma offre ai bolognesi una grigliata di dimensioni imperiali. Così, l'imperatore è riuscito a conquistare il cuore dei bolognesi. I testimoni del tempo sono strabiliati da tanta abbondanza.
piazza due fontane spruzzano vino rosso e bianco, mentre su uno spiedo enorme i cuochi di Carlo arrostiscono un bue intero, farcito di vari animali, tra i quali uno mai visto, che arriva dall'America. Lo chiamano il gallo d'India, ovvero il tacchino. Sono curioso di vedere se con il mio barbecue l'imperatore potrà trovare qualche nuovo sostenitore. Vi offriamo gratis un pezzo di buonissima carne grigliata, però c'è una condizione, deve solo gridare viva l'imperatore. Come viva l'imperatore? Imperatore Carlo V. Chi è Carlo V? Viva l'imperatore! Viva l'imperatore! Viva l'imperatore! Viva l'imperatore! Buon appetito! A Bologna Carlo mangia sempre da solo. D'altronde, nessuno è all'altezza di sedersi a tavola con lui. Ma questo non significa che i suoi pasti siano privati. Anzi, quella è l'unica occasione in cui i visitatori sono ammessi a palazzo. E i bolognesi fanno la fila per vederlo mangiare. Mi chiedevo cosa provasse l'imperatore a mangiare davanti a un pubblico. E così ho deciso di sperimentarlo, a modo mio. È abbastanza imbarazzante mangiare in vetrina. Ma Carlo non era tipo da farsi passare l'appetito. I documenti sull'alimentazione di Carlo V sono sbalorditivi. Ogni giorno mangia un intero cappone lessato nello zucchero, accompagnato da una bella birra ghiacciata. E questo solo per colazione. A seguire tre abbondanti pasti a base di carne. Ma gli stravizi hanno un costo. Per i suoi accessi a tavola, Carlo V viene colpito dalla malattia dei re, la gotta. Ne soffrirà per tutta la vita, al punto da dover lasciare il trono. E c'è da capirlo, le conseguenze fisiche sono impressionanti. La luce di chi ha la gotta si arrossa e si gonfia terribilmente fino a piegarsi su se stesso. Questo si deve ad un accumulo di acidi urici. Ma all'epoca di Carlo V avevano idee alquanto strane sull'argomento. Per scoprire come è stato curato l'imperatore, sono venuto al Museo di Anatomia dell'Università di Bologna e il professor Lucio Ildebrando Cocco mi ha portato una sorpresa. Vedi, John, questa è una edizione del 1604, il libro che ha dato l'inizio all'anatomia vera. È un libro di Vesalio. Vesalio fu medico personale di Carlo V, si imbatté nella gotta di Carlo V, malattia di chi mangiava tanta carne. E a che cosa si attribuiva la gotta all'epoca? Pensavano che fosse semplicemente una questione di fluidi cattivi, fluidi malvagi che venivano portati sempre più lontano dal centro del corpo per arrivare proprio nelle articolazioni e lì producevano dolore. Un dolore atroce. Che è fortissimo, invalidante da non poter camminare. Allora come la curavano la gotta nel Cinquecento? Il rimedio più comune era di buttar fuori, di togliere fuori i fluidi malvagi e quindi si ricorreva ai salassi, si ricorreva alle sanguisughe. Praticare un salasso è semplice quanto crudele. Le sanguisughe, meglio se a digiuno da diversi giorni, si attaccano all'aluce del gottoso e cominciano a succhiare. Finché non sono completamente piene, satolle. Quindi posso toccare? Toccare con molta attenzione, poi dopo se rimane attaccata. Una volta che le sanguisughe si sono attaccate alla vena,
bisogna lasciarle mangiare in pace. Se vengono staccate prima del tempo, possono risputare il sangue e provocare delle infezioni. Ho paura. Per amore della scienza, ho deciso di rischiare. Ecco, così questo è quello che oggi non bisognerebbe mai più fare, e allora la via, bene così. Ma c'erano delle terapie ancora peggiori, perché Ippocrate aveva visto che gli eunuchi non soffrivano assolutamente di gotta. Quindi... E ci fu qualcuno che pensò bene che una delle terapie potesse essere anche la castrazione. E veniva fatto. Meglio le sanguisughe. Nella storia del potere a tavola, Carlo V ha lasciato un segno indelebile. La dominazione spagnola ha portato in Italia i prodotti del nuovo mondo. Alcuni esempi. Il peperoncino, che venne subito apprezzato. Il mais, per il quale ci è voluto più tempo. E paradossalmente, il prodotto americano che gli italiani amavano di meno è quello che, con i secoli, diventerà il più importante di tutti. Il pomodoro. Strano ma vero, nella patria del ragù e della pizza, il pomodoro ai suoi esordi non piace affatto. C'è chi dice che fa venire il mal di testa, per altri invece è roba da streghe. Passa più di un secolo prima di vedere il pomodoro in un libro di cucina. La ricetta, comprensibilmente, si chiama salsa alla spagnola. La mia indagine mi porta in Piemonte. Dal 500 in poi, l'Italia del Nord diventa terreno di conquista. Da qui passano gli eserciti di mezza Europa. E un generale, attraverso il cibo, lascerà un segno sulla memoria popolare. Proprio lui, Napoleone Bonaparte. Con Napoleone alla testa dell'esercito, la Francia impone il suo dominio su tutta la penisola. Napoleone infatti diventerà il primo a farsi chiamare presidente della Repubblica Italiana. E da queste parti non hanno mai smesso di celebrarlo. Ogni anno alcuni appassionati di Napoleone si radunano qui a Cherasco, nel Cuneese, per ricostruire le battaglie della campagna d'Italia. E figuratevi se uno come me poteva rimanere a guardare. Ah, tu, vieni qua. Sì? Come ti chiami? John. Comincia a metterti questa, cittadino. Quanto pare sono stato reclutato nell'armata di Napoleone. La spada? Eccola qua. Mi aspettavo di vestire i panni di un generale, o almeno di un capitano. Invece mi fanno fare lo sguattero. Però Alessia e Francesco sanno tutto di quel che mangiavano i napoleonici. Aprendo un zaino di un soldato di quell'epoca, si poteva trovare un pezzo di pancetta. Si poteva trovare del riso, che era utilissimo a quell'epoca perché non c'era la potabilizzazione dell'acqua. Il soldato molto spesso rischiava di morire per dissenteria o altri malanni. Il riso serviva un po' da astringente, oltre che come nutrimento. Si trovava un po' di sale. E quando non si trovava il sale, ad esempio, i soldati condivano le vivande con la polvere da sparo, che gli dava, se non altro, un pochino di sapore. A Napoleone piace che i suoi soldati siano veloci, affamati. Le provviste arrivano solo ogni 3 o 4 giorni e quando il cibo scarseggia bisogna arrangiarsi, saccheggiando quel che si trova sul terreno. L'invasione è un disastro per i contadini.
Eh sì, perché oltre l'esercito invasore c'era anche l'esercito di casa, quello austro-piemontese, a cui si doveva provvedere. Effettivamente si vedevano portare via gli animali, il raccolto e tutto quello che poteva essere loro. Queste sono zone di vigneti, per cui pensate, anche tutte le cantine venivano depredate. Ma quello che a me interessa di più è come il cibo ha contribuito a creare il mito di Napoleone. È una storia che comincia a Marengo, in Piemonte, dove nel 1800 i francesi hanno sconfitto gli austriaci e preso il controllo dell'Italia settentrionale. È la prima grande vittoria di Bonaparte dopo il colpo di Stato con cui è diventato primo console di Francia. E con un pizzico di furbizia, il generale trasforma la battaglia in leggenda. Napoleone scatena una specie di marengomania dopo la battaglia. Viene coniata una moneta, il marengo. Una delle porte di Parigi diventa Porta Marengo. Ci sono persino genitori che danno il nome Marengo ai loro bambini. È un certo piatto a base di pollo, gamberi e funghi. Viene battezzato alla Marengo. Si dice che il suo cuoco abbia improvvisato il piatto la sera della battaglia di Marengo, che si è combattuta non lontano da qui. Ma è una menzogna. Non c'è alcuna prova che Napoleone abbia mai assaggiato questo pollo. E anche la gloriosa vittoria di Marengo, in realtà, è un falso storico. Tanto per cominciare, Napoleone ha fatto distruggere i documenti della battaglia. Pollo alla Marengo per il generale. Poi ha riscritto la storia a modo suo. E addirittura, 5 anni dopo, con migliaia di soldati, ha rimesso in scena la sua versione dei fatti. Avete visto il generale? È lui l'inventore della prima rievocazione storica di sempre. Quello che Napoleone voleva nascondere è che a Marengo i francesi hanno vinto solo per un colpo di fortuna. Con qualche bugia, Napoleone Bonaparte ha fatto passare la battaglia per un capolavoro di strategia militare. E il suo pollo è riuscito a far arrivare il mito di Marengo fino ai nostri giorni. Mezzo secolo dopo la caduta di Napoleone, l'Italia è unita. E il suo primo re, Vittorio Emanuele II, affronta lo stesso viaggio che sto per fare io. Dal Piemonte alla nuova capitale, Roma. Questo è il Vittoriano, il monumento al re che ha unito l'Italia. E io voglio scoprire le sue idee sulla cucina nazionale. Questa è un'autentica spada del Risorgimento. C'è anche l'incisione Viva Vittorio Emanuele II, quindi una spada patriottica. In quegli anni tutto è patriottico, eppure non si ricorda un solo piatto associato al re. Anche perché, a quanto pare, Vittorio Emanuele a tavola si annoiava a morte. Nonostante la pancia, mangiare non è tra i passatempi preferiti di Vittorio Emanuele. Invece adora andare a caccia, di selvaggina, ma soprattutto di ragazze procaci. I suoi ambasciatori si lamentano perché va con le prostitute e parla senza ritegno di alcune dame dell'alta società. Vittorio Emanuele ha riconosciuto ben 10 figli, ma con ogni probabilità gli eredi sono molti di più. Non c'è che dire, un vero padre della patria. Scherzi a parte, Vittorio Emanuele ha certamente avuto un ruolo fondamentale nella storia d'Italia.
ma non si può dire che apprezzasse la cucina italiana. State a sentire. Questo è il menù che viene servito agli ospiti di Vittorio Emanuele il giorno del suo insediamento qua, al Quirinale. È il giorno in cui si avverano i sogni di generazioni di patrioti. Roma è finalmente capitale di un'Italia unita. Eppure sentite i piatti. Petite croustade à la Normande, canard à la jardinière, pâté de Strasbourg. Va bene, il mio accento è arrugginito, ma ho reso l'idea. Mentre il re brinda all'Italia, il menù urla Vive la France! Chi riporterà l'italianità sulla tavola è Benito Mussolini. Ma le conseguenze non saranno sempre appetitose. Il regime di Mussolini tiene molto a cosa e come mangiano gli italiani, ma non è perché i fascisti siano particolarmente golosi. Infatti le camicie nere amano marciare e non mangiare. Per la propaganda, gli inglesi come me sono il popolo dei 5 pasti al giorno. E il Duce dice spesso che nessuno dovrebbe perdere più di 10 minuti a tavola. Meglio lo sport. Vi sfido a trovare un'immagine del Duce a tavola. Non ce ne sono. Lui preferisce le pose più movimentate. E gli italiani devono essere tonici come lui. Per questo qui a Roma crea il Tempio del Corpo Fascista, il Foro Mussolini, oggi conosciuto come Foro Italico. Lo sport è tutt'uno con la frugalità del Duce a tavola. A colazione latte caldo, a pranzo una frittata con contorno di verdure bollite e niente più di un frutto alla sera. Ma la cosa strana è che il Duce mangia quasi sempre da solo. Sto per svelarvi il segreto che Mussolini ha nascosto per 20 anni, la sua malattia. Mussolini era sempre a dieta, ma non per tenersi in forma. Il Duce era malato. Questi documenti provengono dalle cartelle cliniche di Benito Mussolini. Ci sono i conti dei medici, gli esami delle feci e da qui si capisce senza ombra di dubbio che per 20 anni il Duce soffre di una terribile ulcera duodenale. Vomita sangue, accusa nausea, dolori atroci. Ma questa malattia è un segreto di Stato. Gli italiani non devono saperne nulla. Sotto il fascismo anche il popolo stringe la cinghia. Nel 1936, quando Mussolini conquista l'Etiopia, i lavoratori italiani assumono una media giornaliera di 2.476 calorie. 500 in meno di quelle che i nutrizionisti ritenevano necessarie. L'equivalente di una bistecca in meno al giorno. I fascisti si vantano di nutrire le masse, ma è una bugia della propaganda. Con la guerra le cose peggiorano, i mercati si svuotano e la fame sprona la creatività degli italiani. Compaiono sulle tavole costolette fatte con il riso al posto della carne, insalate senza olio, creme senza uovo e caffè senza caffè. Il mio amico Luciano era un bambino durante il fascismo. Ha promesso di farmi assaggiare le ristrettezze del regime. Sto morendo dalla voglia di caffè. No, non toccare niente perché oggi ti preparo un caffè speciale. Tu non avrai mai bevuto un caffè così. È un caffè di cicoria. È una cosa che facevamo quando il caffè non c'era. E oggi lo facciamo insieme io e te. Ottimo. Mettiamo la padella, ci mettiamo dentro le nostre radici di cicoria.
per tostare questo affare qui, la cicoria, avevamo a quell'epoca un attrezzo un po' tipo quello che si usa per le castagne. Le calderoste. Per sì, le calderoste, bravo, sì. Bravissimo. E ce n'era una in tutto il palazzo. Posso chiedere che idea ti facevi di Mussolini all'epoca? Eri un balilla? Ero un balilla. 2-3 volte l'anno si andava al Foro Italico, che adesso si chiama così, ma allora era il Foro Mussolini, e veniva lui, veniva proprio il Duce. E a me è toccato un buffetto sulla guancia, una volta è toccato, sì, anche a me. Come ti sei sentito? Beh, ma niente, guarda, io avevo paura di una setticemia, ma non è venuta, insomma, per fortuna. Adesso proviamo il nostro caffè di cicoria. Lo metto tutto? Riempi il filtro, così, bravo. Per un caffè fascista serve una caffettiera anni 40, alla napoletana. È la prima volta che la uso. Speriamo bene. In fretta, tenendo strette le due parti. Così, via. Bravo, bravissimo. Me la sono cavata. E voilà. Ci mettiamo un po' di miele? Miele? Perché non c'era lo zucchero? Al 40-41 in poi chi l'ha visto più lo zucchero? Però adesso viene la parte più disgustosa. L'assaggio. Coraggio. Coraggio. Alla tua. Alla nostra. Non è male, devo dire. Per essere un caffè di segatura non è male. Il legame tra cibo e potere rimane forte ancora adesso. Ai vertici internazionali i capi di Stato mangiano insieme per mostrare i loro buoni rapporti. Ma il cibo può provocare grandi contestazioni. Lo ha scoperto qui a Genova Silvio Berlusconi, quando è diventato presidente del Consiglio nel 2001. Neanche un mese dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica, Berlusconi ha un'occasione impareggiabile per accreditarsi sulla scena internazionale. Deve ospitare a Genova il vertice dei paesi più industrializzati, il cosiddetto G8, il club degli uomini di Stato più potenti al mondo. Il G8 di Genova diventa una calamita per chi protesta contro la globalizzazione. E il cibo è in testa alle preoccupazioni dei manifestanti. Chiedono più risorse alimentari per i poveri e il blocco degli organismi geneticamente modificati. Questo è il Palazzo Ducale, dove si tiene il vertice. Per proteggere gli 8 capi di Stato, le strade qui intorno vengono recintate. In tutta la città sono schierati 20.000 agenti. E mentre i diplomatici sono al lavoro nell'atmosfera ovattata di questa splendida sala, fuori i genovesi scappano. Il giorno prima del G8, la centrale del latte vende 200 quintali in meno del solito. Genova sta per diventare un campo di battaglia. Ma tra tutti i motivi della contestazione c'è un piatto, scelto da Berlusconi per il menù della cena di gala. Il pesto è la bandiera della cucina genovese. I suoi ingredienti fondamentali sono il basilico, il parmigiano, i pinoli, l'aglio. Ma Berlusconi detesta l'aglio e lo fa eliminare dal pesto che verrà servito al summit. Così l'assalto dei manifestanti a Palazzo Ducale inizia proprio con il lancio delle teste d'aglio. La sera dell'apertura del vertice, gli 8 capi di Stato sono attesi nel palazzo della prefettura per la cena di gala. Io sto per incontrare lo chef che ha preparato da mangiare per loro.
Gianni Malagoli. Senti, io vorrei sapere tutto su quando hai cucinato per il G8, ma prima devi farmi capire come si fa il pesto come Dio comanda. Grazie. Prima di tutto bisogna schiacciare bene, girando sempre anti-orario. Anti-orario. Quindi così. Esatto. Okay. In quei giorni Genova è una città sotto assedio. Sì. Era difficilissimo portare la merce dalla tovaglia al mangiare, perché i contestatori non facevano entrare nessuno. Mezz'ora prima dell'evento di questa prima cena, i camerieri non stavano arrivando. I contestatori avevano capito che andavano a lavorare dentro alla zona recintata. E le hanno portato via gli zaini che avevano le giacche, sono arrivati senza scarpe. Comunque poi alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a partire in tempo e tutto. Come sta andando il mio pesto? Il mio pesto direi che sarebbe ora di mettere il basilico. Una manciata. Un po' alla volta? Sì. Un pizzico di sale grosso. E quali erano le regole da rispettare? Le regole da rispettare, intanto avevamo che la cena non doveva durare più di 40 minuti per servire antipasto, primo, secondo e dolci. Quindi mangiano velocissimamente. In servizio fatto alla francese, che ognuno si prendeva da solo quello che desiderava. Perché? Questo è tutto per la sicurezza. Ah, quindi così, in modo che il cameriere non potesse avvelenare. Esatto, Putin, diciamo così. Sì, 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 sì. È una cosa splendida. Un vero cibo dei potenti dei nostri giorni. Posso dire che almeno le lasagne le hanno mangiate i grandi potenti, queste lasagne. Per me sono buonissime, sì, non so te. Molto delicate. Al pesto, allora. Pesto, alla tua. Mentre i potenti si godono la cena, nelle strade di Genova regna il caos. Auto in fiamme, cassonetti rovesciati, vetrine infrante. Dopo 3 giorni di scontri, il bollettino è drammatico, con la vergogna dell'assalto alla scuola Diaz e l'uccisione di un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani. Oddio, sono qui. Oddio! Il G8 si conclude senza che nulla sia stato deciso sugli OGM e neppure su come ampliare l'accesso al cibo. E quando manifestanti e capi di Stato lasciano Genova, è chiaro che è stata la città a pagare il conto più salato. Al termine di questo mio viaggio nella storia del potere a tavola, posso trarre alcune conclusioni. Nel Rinascimento, un banchetto di nozze poteva salvare una dinastia. Tra gli italiani il pomodoro non è stato amore a prima vista. È roba da streghe. Il re che ha unito l'Italia mangiava francese. E la politica del cibo di Napoleone e Mussolini aveva un ingrediente in comune: la menzogna. Oggi le cose sono cambiate, ma forse non più di tanto. I potenti mangiano ancora insieme e le decisioni prese attorno alle loro tavole finiscono sui nostri piatti. Questo è il mio viaggio nella storia della pasta. Assaggerò i sughi più strani del Medioevo. Dai! Vi spiegherò perché l'alleanza tra un re e il suo popolo si reggeva su un piatto di spaghetti.
e svelerò che ancora oggi la pasta fa politica. Pasta cavolata in televisione! Vi racconterò i segreti della cucina più amata al mondo.